Ok, andiamo a fare questa partita. Squadra titolare. Sembra che cosa. Non so se è una partita di coppa o no. Adesso vediamo. Se è di coppa sono soldi che arrivano. Vediamo se è una partita di coppa o di campionato. Piero Gibbard e Stefano Nava pronti Sì, è come sempre a coppa. raccontarvi le emozioni del grande calcio in scena Dai. oggi, la finale di questo torneo che promette grandi Portiamocelo a emozioni. casa. Si tende molto a questa partita, speriamo si liveli Questa è a la squadra massima migliore che livello. potevamo Sono state mettere. protagoniste di un cammino esaltante, ma solo per una questa avventura si concluderà con il lieto fine. I due allenatori l'avranno preparata nei minimi particolari, soprattutto sotto il profilo. Ha un'autostrada a disposizione. Attenzione! No. Grande! Tutto fermo, gol annullato. C'è posizione di fuori gioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuorigioco Pierluigi. Guadagna metri. Intervento ruvido questo. Grandissimo. Lecce bene la traiettoria qui. Serve un giocatore di veloce. È È uscito cos'è? sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. Non è facile andare a segno in tre partite consecutive come ha fatto lui, a giudicare da come sta giocando. Il Non nostro mi ragazzo può fare stupirei se anche il riuscisse a tenere centrocampista viva questa striscia. difensivo, davanti alla Gara che si difesa. disputa sotto la pioggia e Ottimo, ho questo potrebbe guardato un incidere attimo. sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Posizione favorevole, brutto passaggio, recupero facile. Si è parlato molto di questo giocatore sui giornali e sui social alla vigilia di questo match. La decisione Fallo. era dell'aria, ora è ufficiale. Questa sarà la sua ultima stagione tra i professionisti, salvo ripensamenti. Una decisione difficile, presa dopo aver analizzato tutti i pro e i contro che va rispettata. Questa squadra perde uno dei suoi elementi. Occhio da lì! Non ha trovato la porta per una questione di Stiamo giocando centimetri. male, eh. Decisivo qui l'intervento del difensore. Alti da brividi con le due tifoserie che si. Gran palla, pallone invitante. Gol che corre, corre per Sì! Mazzari che adesso dovrà inseguire. Errore Sì! fondamentale che potrebbe cambiare gli equilibri tattici del match. Gli avversari ora dovranno gettarsi in avanti nel Giusto tentativo di farli pareggiare arrivare con quando erano inevitabilmente belli pochi freschi. spazi da Tanto il sfruttare e campionato ormai. colpire. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Vantaggio che comincia a farsi importante. Vai! Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Un po' di rotazione, poi bisogna L'arbitro pian concede due pianino minuti di miglioreremo recupero. tutta la squadra con il tempo. Ah, ci vuole uno veloce a fare queste cose. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0. Ecco il fischio dell'arbitro, tutto pronto a Wembley per il secondo tempo. Buon possesso palla, cercando spazi. Vediamo cosa fa ora. Non può sbagliare. Che Bene, gol! Splendida rete! bene, pronti via Un un grande gol. gol. Conclusione ravvicinata, non lascia scampo. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Vince il Ah. contrasto e recupera il pallone. Dobbiamo preservare i nostri giocatori perché c'è poi una Riconquista la partita palla. importante di FA Cup Occhio al col suo Tottenham. movimento. E c'è il gol. Col Palla Tottenham. che si infila Quindi perfettamente nell'angolo basso, il portiere non può nulla. bisogna averli tutti a Grande fiuto posto, del gol, è riuscito a segnare direi. infilando il portiere nell'angolino basso. Continuano
a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Il pubblico chiede ancora un ultimo sforzo ai propri giocatori. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto, Pier, altri 3 minuti al termine. Guadagna metri. Ottimo il tackle. Finita? E queste chiaramente sono le un altro trofeo. Diversi stadi d'animo, Stefano. Un altro trofeo. È una sconfitta che pesa, c'è grande delusione nei loro occhi. Beh sì, sai, lo sport è anche questo. Bisogna sapere ripartire di slancio. Anche una sconfitta può insegnare qualcosa se si è intelligenti a capirne i significati emotivi. E questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore da domani mattina, reagire. Beh, effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito. È il momento della festa, è il momento del protocollo, del podio, della felicità, la fierezza del capitano, l'allegria dei tifosi, i fuochi d'artificio, la celebrazione. Time for just a few questions. Vediamo. Poi vediamo un po' qui, possiamo fare ancora meglio la squadra oggi. Possiamo fare ancora meglio. Thanks, that's all the questions we have for you. Vamo a fare la partita. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match che si disputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi salutano e vi augurano un buon divertimento. Si gioca per il campionato, per i 3 punti, si preannuncia una partita tutta da seguire. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Scelgono di giocarsela a viso aperto, mandano in campo 3 giocatori d'attacco, di cui 2 in posizione defilata. Allora, vediamo e ovviamente un po'. La prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, e sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Nolan recupera bene il pallone. Sì. Può andare in porta. Respinge il primo tiro. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Allora, vediamo un po'. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Bene. Perché se così non lo vendo, vendo il portiere. Tanto ho già un altro portiere andato in prestito. Buon pallone filtrante. Palla invitante, attenzione. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Cross invitante, ma il pallone viene controllato dalla linea. Che gol! Splendida rete! Un gol da grande opportunista. Però è quello che cresce meno.
Palace. Meno forte. Erano già campioni prima di questo gol virtualmente, ma adesso rafforzano ulteriormente la loro posizione. Non si accontentano di amministrare il risultato, atteggiamento corretto, la grande squadra. Facendo un po' di cambiamenti per l'anno prossimo. Palla in rete. Come vede la porta lui? Messo sul mercato. Però io lo voglio vendere a vivere cifre che decido io. Restano i favoriti per il successo finale. Ma non lo tengo. Il portiere sì. È stato una grande acquisto. Attualmente sono primi in classifica, hanno tutte le carte in regola. Già arrivato a sta salendo. Al momento non sembrano avere rivali. La squadra avversaria riconquista il pallone. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Perdono palla banalmente. Può ricevere la posizione interessante. Ah, volevo mettere in mezzo. Lo vede? Taglia centralmente. E c'è il tiro. Palla sul palo e poi gol. Massa, sta facendo un sacco di gol questo ragazzino. Un gol che fa aumentare ulteriormente le loro chance. Giovani comandati in prestito, li rimando in prestito. Palla in out. Ah. Occhio in questa situazione. Palla riconsegnata agli avversari. Non può sbagliare da lì. E c'è il gol. Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Un gol questo che rafforza la loro posizione in testa alla classifica. Restano i favoriti per vincere il titolo oggi. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Arbitro che manda le spalle negli spogliatoi. 5. Stiamo partita finora senza unico. Vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Per le prossime partite vediamo un po'. Adesso di campionato mi servono partite per allenamento. Tanto ormai il primo posto non ce lo toglie via più. Suggerimento interessante alla verticale, attenzione. Attenzione! Rete! Palla in buca d'angolo e il portiere non può arrivare. Grande conclusione, di rara difficoltà. Angolo per primo posto non ce lo toglie via nessuno. Sanno lettera finale. Guadagna metri verso l'area. Potrebbe andare al cross. E c'è il tiro. E la messa. Un gol da grande opportunista, facile. Sì. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Questo gol non fa altro che rafforzare la loro leadership e le loro certezze. Vogliono dimostrare a tutti che sono loro i campioni. Gara che sta per finire. Finale di coppa. C'è una distanza insormontabile. L'extra time sarà di 2 minuti. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare del 90esimo. Bene così, grazie Matteo. Stancano subito, quindi ecco perché faccio il turnover. Perché faccio il turno. Dai. Solo faccio giocare tutte le partite adesso. Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero il momento della verità. Stiamo per cominciare. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Con me c'è ovviamente Stefano Nava, che saluto, pronto per il commento tecnico. In palio oggi 3 punti per la classifica. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano. A spazio per andare. È arrivato subito il gol dell'1-0. Dai. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Non vedo l'ora che finisca questa stagione. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Vediamo cosa fa ora. Ecco il tiro. Si porterà più 2 con questo gol. Dai. Un abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire.
questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Vedendo il calendario, abbiamo ancora due partite di campionato e poi c'è la partita contro il Tottenham, mi sembra che sia semifinale, FA Cup. Provo a far partire il tiro. Quindi nessun problema qui per il portiere. Dobbiamo stare attenti con i giocatori e farli riposare quelli titolari. La prima frazione, dunque. Quindi mi sembra giusto. Via. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Siamo questa pazzia. C'è campo per lui. No! Qui ha optato per la soluzione di potenza con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa, palla sul fondo. Pallone invitante. Si libera spazio. Prova a calciare. Che gol! Splendida rete! Grande ripartenza. Azione fulminea, grande gol. Ora conducono dai. 3-0. Possiamo vincere contro il Tottenham, andiamo in finale e vedremo contro chi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ruba bene palla all'avversario. Regala palla agli avversari. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. E allora ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo, Matteo Barzaghi. Matteo, si giocherà per altri 15 minuti. Occhio al pallone filtrante, vediamo cosa fa ora. Attenzione, occasione, ha sprecato la palla gol da ottima posizione. Sì, ma che tiro ha, una moffetta, tiro pianissimo. Difficile pensare che il risultato possa essere in dubbio in questo. Si libera alla grande, mamma mia, che palla riconsegnata agli avversari. Che erroraccio. Ottima potenzione. Che errore. Che rende meno amara la sconfitta, ma che difficilmente può rimettere. Che errore difensivo. Siamo 3-1. Vabbè, non finirà così. Tanto sono. Mi stiamo facendo crescere. Che non cambia però la sostanza delle cose. Il class a metri. Come segnato, io te lo sento. Attenzione! Rete! Un gol molto bello. Mi ho preso solo 3 gol. Gli avversari abbiamo mollato. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Vorrei capire, dicono che sei campione, basta, le altre partite le possiamo. Non voglio simulare perché voglio fare il record di punti. Termina qui dunque il match, l'attesa è finita.